Lei nei giorni scorsi ha lanciato diversi appelli al governo. Ieri è stato il 1° maggio, sì. ci sono state moltissime feste organizzate, decine e decine di migliaia di persone che hanno affollato via Toledo, via Chiaia, il centro storico. La sicurezza ha funzionato, è andato tutto bene. A Napoli ho sempre detto che il livello di sicurezza effettivo non è assolutamente più basso di tante altre città. Ogni tanto si strilla sull'emergenza sicurezza a Napoli, che non c'è. Napoli c'è un tema sicurezza, come c'è a Roma, come c'è a Milano, come c'è in tante altre città europee. Sicuramente noi abbiamo poche donne e pochi uomini della Polizia Municipale e delle forze di polizia, che però fanno un lavoro enorme. E voglio anche aggiungere che sta aumentando anche il senso di sicurezza in città, anche grazie ai napoletani e anche grazie ai turisti. Perché il concetto di sicurezza urbana partecipata significa che sempre di più le persone si prendono cura del proprio territorio per tenerlo in sicurezza. Certo, se avessimo più presenze delle forze di polizia si potrebbe garantire ancora di più, soprattutto in alcune zone, soprattutto in alcuni orari e soprattutto nei giorni festivi dove c'è maggiore carenza. Però ieri siamo molto molto soddisfatti, insomma, la città di Napoli chiude. Si sta avviando a chiudere una stagione di 3 ponti importanti, Pasqua, 25 aprile e 1 maggio, con un record assoluto di vivibilità, di partecipazione della gente e di offerta culturale davvero straordinaria. Noi siamo contentissimi anche della giornata di ieri, da come è iniziata e soprattutto come è finita, a Piazza Dante, dove veramente è stata un pomeriggio, una serata di grande festa, di grande riflessione, di grande testimonianza e di grande impegno civile che ha unito alcune città del Mezzogiorno d'Italia, in particolare Napoli, Taranto e Cosenza.